Alexander Bortnikov, capo del servizio di sicurezza federale della Russia, avrebbe annunciato che Mosca, capitale proprio di questa nazione così ampia e così grande, avrebbe individuato i gruppi che hanno organizzato l'attentato contro l'aereo russo in territorio egiziano, esploso in volo lo scorso ottobre. Lo avrebbero riferito diversi media, quindi diverse testate giornalistiche della Russia, nel famoso, tristemente famoso, attentato. Pensate che sono scomparse, sono morte la bellezza di 224 persone. Bortnikov non ha però fatto per il momento e solo per il momento i nomi di chi effettivamente, ripeto, effettivamente avrebbe organizzato l'attentato contro l'aereo russo in territorio egiziano. Bene, anzi non tanto bene, fa riflettere questa, per l'appunto, notizia che vi ho fornito attraverso l'ausilio della mia voce. Fatene buon uso, perché è chiaro che in qualche modo, in qualche maniera parliamo di, per l'appunto, un personaggio, Alexander Bortnikov, che è un capo del servizio di sicurezza federale della Russia. Grazie cari utenti, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto.